Buon salve e benvenuti in questo nuovo video. Parlo piano perché c'è Jody di là che dorme e non può sentire quello che vi sto per dire, ora capirete perché. Oggi sono qui per un nuovo video 24 ore e il video di oggi sarà un video dove ignoro Jody per tutta la giornata e lui ovviamente non sa che sto registrando questo video in particolare, vedrà che sto registrando un video ma non saprà che è proprio questo, e quindi sono stracuriosa di vedere la sua reazione. In realtà ho anche un po' paura perché lui è super sensibile, quindi ho paura che se la prenda, però vabbè, vedremo. Tra l'altro mi è anche spuntato un nuovo amico in fronte, salutatelo, si chiama Germano. Ok, ora andrò di là a svegliarlo, però senza filarlo minimamente. Vado lì, alzo la tapparella senza dargli il mio solito bacino del buongiorno e esco dalla stanza, anche perché è già abbastanza tardi, sono più o meno le 11. Oggi ce la siamo presa comoda perché è domenica, quindi andiamo. Ciao Irma. Ok amici, io ho un certo languorino e visto che è abbastanza tardi non faccio colazione, passo direttamente al pranzo e mi preparo un'insalatona con il pollo, i pomodorini e i fiocchi di latte. E ovviamente non lo aspetto, non preparo il pranzo anche per lui, lo faccio solo per me e inizio a mangiare senza filarlo. Facendo un vlog, eh? Allora, l'insalatona è quasi pronta, devo solo mettere i condimenti, poi ci siamo e possiamo mangiare. Ho preso il muro, fratelli. Eh sì, fratelli, ho preso il muro. Dai, oggi do Anna così, fratelli. Oggi do Anna così. Tra l'altro sto pomeriggio pensavo di fare qualche TikTok, così magari vi faccio vedere mentre li realizzo. Ok, direi che ne ho messo abbastanza di sale e andiamo a mangiare. Oddio, ho fatto cadere tutto. Qualcuno mi spiega cosa sta succedendo, per favore? Dai, a parte gli scherzi, vale? Non mi fa ridere comunque questo scherzo. Non puoi preparare qualcosa, vale? Buono pranzo. Ah, che palle! Aia. Tra l'altro ieri ho anche provato a fare il bagnetto a Buzz, è stato un po' complicato perché non abbiamo ancora troppa confidenza, però è super cuccioloso, super carino e quindi quando insomma ce l'avrò da un po' e si sarà tranquillizzato ve lo farò vedere meglio anche in un video perché me lo chiedete sempre, bellissimo. Io mi faccio la minestra, poi allora le fai te la lavastoviglie e le cose, eh? Basta, mi fa ridere, togli, dai. Ah, prank epico, asterisco. Vabbè. Come vi ho detto, comunque il video di oggi è semplicemente la mia routine in questo lockdown. In cui ho capito che comunque l'importante è mettere se stessi al primo posto e fare le cose per sé senza guardare troppo agli altri. Quindi, insomma, questo è una semplice routine. Sì, routine. Faccio routine. Dai, vale. Che palle, basta, dai, ti prego. Dai, vale, ti prego, dai, cagami. Non mi mangio. Stasera volevo farmi gli hamburger, tanto farli per una persona, cioè non ci vuole tanto, ci sta, è semplice. Gli hamburger li hai presi per tutti? No, dai, vale, gli hamburger li hai presi. No, stasera dai, li hai presi apposta gli hamburger, per favore, fammi anche a me. Dai, vale, ti prego. Che nervoso! Importante pulire. Finito, cioè l'hai fatto solo per darmi fastidio praticamente. Bellissimo. Ora vado a prepararmi perché sono un po' un obbrobrio, quindi insomma andiamo. Un brufolo, sono un po' un obbrobrio. Adesso ti seguo, adesso voglio vedere. Ti seguo. Mi è caduto la palette di ombretti.
Si è rotto l'ombretto. Questo qui era uno dei miei preferiti, rosso, così bellissimo. È il karma. È il karma. Hello, it's me. Ok, allora inizio a mettere il adesso correttore sul mio brufolino. Oggi sento, non so, la presenza fastidiosa accanto a me. Chiudiamoci dentro a chiave, così siamo tranquilli, senza alcun tipo di disturbo. Ok, ora siamo tranquilli, senza disturbi. Siamo seri? Non chiuderti dentro che mi viene l'ansia. Ok, e ora mettiamo la cipria, che è uno step molto importante per non fare lucidare la nostra pelle. Raga, stavo provando ad uscire dal bagno, ma non riesco più ad aprire la porta. Cioè, la chiave non si gira più e non riesco ad uscire. Ok, mi sono un pochino sistemata il mio faccino ed ora vado a cambiarmi perché sono ancora in pigiama. Ok, mi sono appena cambiata, mi sono messa questa maglietta qui della Jordan semplicissima bianca e questi pantaloni qui della tuta neri, da notare tutto il casino che c'è qui. Giustamente dove ci sono io c'è disordine. Ecco. Ah, Lele ha messo una storia. Ah, sì. Ah, molto interessante. Ileleria, ritorna alla ship. Così quasi scrivo adesso. No, vabbè, anche se sono qua da sola, quindi potrebbe andare bene. No, niente, vabbè. Non mi è piaciuta questa. Vedrai che faccio una cosa che sicuramente non puoi ignorare, eh. Poi voglio vedere che facce fai. All I want for Christmas is you. You, baby. Basta, dai. Che palline. Ho la sensazione che io, tipo, una vacca mi abbia leccato la faccia. Sapete, tipo le leccate di vacca con le... Oh. Visto che vorrei parlare con qualcuno ma non ho nessuno di interessante intorno, videochiamerò una mia fanpage, così posso chiacchierare un pochino. Allora scegliamo la fanpage. Lei. Ciao. Oddio. Come stai? Ma sei tu? Aspetta, non scherzo. Sono io, no, sono io. Allora, mi sta ignorando. E in niente, momento. Volevo chiacchierare un pochino. Sta facendo un video dove mi ignora. Di qualcosa, digli che ci sono. Digli che ci sono. Che carina che sei. Dai, ti prego. Ti giuro, mi è venuto un colpo al cuore e mi sto sentendo male. Ci sentiamo. Posso e grazie ancora. Certo, certo. Posso farlo pure con Jody? Yes. Sì, certo. Certo che lo puoi fare, perché io ci sono. Io ci sono. Certo, eccomi qua. Davvero, mi voglio un tanto di te. Anch'io. Un bacio. Ciao. Oh, finalmente ho parlato con qualcuno oggi. Grazie Valentina. Super carina e grazie anche a tutte le fanpage. Raga, che sad, sono le 5 ed è già completamente buio. Comunque io sono qui in camera con la ring light a fare un po' di TikTok, perché è l'unica cosa che mi intrattiene, altrimenti muoio di noia. E Jody è di là che sta guardando la tele, quindi ora andremo a fare i TikTok davanti alla televisione, così gli diamo un po' fastidio. L'unica cosa entusiasmante di questa giornata. Sono insopportabile, lo so. Ha! Ditemi voi se è normale così con la copertina che si guarda i Simpson. Che ne dite di fare qualche TikTok qui davanti alla tele? Secondo me è una location molto molto prego, carina, vale. Per fare TikTok. Dai, no. Aspetta, ma è ignora il mio ragazzo. Distruggo la giornata, dai, ti prego. No, vale, ti prego. Vale, no. Secondo voi allora, ci sta? Mettilo un po' più in là. Un pochino secondo più me in là. Potrebbe essere molto carino. Per favore, almeno cagami quando ti parlo. Vai un po' più in là. Non ti sto dicendo di non farlo. Ne facciamo un altro? Ma fallo un po' più in là e abbassa un po' il volume che sto guardando la tele. Ti prego, dai. Sono contenta che vi piaccia, amici. Grazie del supporto. Oggi suoniamo l'oculele. Mi chiamo... Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Veramente. Valeria. Non ce la fai ignorarmi.
Grazie Siri per l'informazione. No, ma un Siri che fluttua perché non è attaccato a nessuno. Wow. Ok amici, challenge a parte, risponderò a qualche domanda che mi avete fatto su Instagram, me ne avete fatto un sacco, perché almeno insomma c'è un po' di contenuto diverso. Basta, dai. Basta, per favore, dai, basta. Scusate. Allora, vediamo la prima domanda a cui rispondere. Dai, per favore, è tutto il giorno che fai così. Siamo chiusi in casa, ti prego almeno questo. Hai già fatto abbastanza video, basta. Dopo però, per favore, preparami l'hamburger, che avevamo detto che facciamo l'hamburger dopo. Io non lo so fare. Infatti. Allora, dopo facciamo un hamburger solo per me e sarà divertente. Ti prego, dai, ti prego. Nervoso. Uffa. Se n'è andato. Jody è andato di là a fare la live e ora, a parte gli scherzi, seriamente... Volevo chiacchierare un po' con voi, rispondere a qualche domanda, perché non lo so perché, ma oggi sono un po' giù di morale, senza un motivo preciso, un po' tutto quanto, sono un po' sad. La prima domanda a cui rispondo è: da quando ti sei trasferita sei rimasta in buoni rapporti con alcune amiche della Svizzera? Né in buoni né in cattivi rapporti, in realtà purtroppo non mi sento più con la maggior parte delle mie vecchie amiche, e questa cosa, devo essere sincera, mi dispiace un sacco perché... mi trovavo veramente benissimo e da quando mi sono trasferita a Milano non ho più tanti amici, perché qua è stato molto difficile integrarsi e ok, ho molte persone con cui uscire, con cui mi diverto, ma amici amici ne ho veramente pochi, ed è anche per questo che il canale e i social mi sono strada aiuto, perché voi siete più amici di tante persone che magari vedo tutti i giorni. E quindi questo. Prossima domanda, un po' meno sad magari, altrimenti ci deprimiamo qui tutti quanti insieme. Perché hai smesso ginnastica? In realtà non lo so perché ho smesso ginnastica, cioè non mi trovavo più molto bene e volevo concentrarmi di più su YouTube e su altre cose. Però non lo so perché l'ho smessa, un po' mi pento in effetti. Però adesso proveremo a fare qualcosa. Ora non so con quale assurdo coraggio proverò a fare un flick flack. 3, 2, 1... No! Oh, ansia! 3, 2, 1! Dai, l'ho fatto sulla testa praticamente. Comunque, da notare, io e la finezza faccio sempre dei versi tipo... La prossima domanda è: i miei genitori litigano sempre, cosa posso fare? Allora, vi do un consiglio molto personale, ovviamente poi dipende da situazione in situazione. Cercate di starne fuori il più possibile. I problemi tra i vostri genitori se li risolveranno loro, ma voi cercate di starne fuori, ma perché voi non c'entrate nulla e quindi sareste male inutilmente. Poi so che è difficilissimo, è normale, sono i tuoi genitori, è normale che ci stai male se vedi che non vanno d'accordo, però non darti colpe inutili perché non ne hai. Poi, domanda molto normale, mi chiedete: canta fuori dal balcone urlando una canzone di Natale. Va bene. E che fai? Non te lo metti il cappellino? Ovvio che lo metti, con ancora su l'etichetta tra l'altro. Ci sono anche due persone in strada, vediamo la reazione. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Che scema che sono. Sono le 8.45, io oggi non ho fatto assolutamente nulla, sono un po' giù di morale, però in fondo devo pensare positivo perché fortunatamente sono in salute, tutti i miei cari sono in salute, non mi manca nulla, e spesso ci soffermiamo a pensare a quello che non abbiamo, a quello che va male, quando in realtà la maggior parte delle cose va bene, quindi bisogna concentrarsi più sulle cose che vanno bene che su quelle che vanno male. Ma vabbè, discorsi filosofici a parte, ho fame, che è la cosa più importante, e quindi ora ordinerò da mangiare. Avevo detto a Jody che questa sera avrei preparato gli hamburger, ma in realtà non gli dico niente perché lo devo ignorare per oggi, e mi ordinerò la cena dal suo iPad tra l'altro, quindi con la sua carta di credito. Oggi sono molto malefica, mi sento un po' in colpa a dire la verità, però vabbè. Dai, io mi ordinerò un poke, che è tipo uno dei miei cibi preferiti della vita. Allora, con il salmone. Ma scusa, non dovevi fare l'hamburger? Con il salmone, appunto, la base di riso. Aspetta, ordina anche per me. Allora, no, ordiniamo per una persona. Sei una stronza. Sei una stronza. Dai, è tutto, cioè tutto il giorno così, basta. Per favore. Dai, mi fai incazzare.
Cioè, perché il gioco è bello finché dura poco. Li vedete questi? Sono gli occhi della felicità perché mi è appena arrivato il mio magnifico poke che non vedo l'ora di mangiarmi perché ho molta fame. Anche se è un po' triste mangiare da sola, non vedo l'ora... Suonano, non vedo l'ora che finisca questa challenge perché non è neanche per me molto piacevole. Quanto è buono, parliamone. Amici, è sera, è mezzanotte 22 ormai già. È stata una giornata un po' così perché non ho fatto praticamente nulla di produttivo e io quando non riesco a fare qualcosa di produttivo mi arrabbio e quindi quando mi arrabbio ed è tutto un casino, però vabbè, sono fatta io così, è un mio difetto che devo cercare di migliorare. Comunque è finita la giornata, tra poco andrò a dormire e quindi posso rifilarti. Meno male. Ilma, meno possiamo male. Tornare ricongiunti? Sì. Ti sei arrabbiato un po'? No, è che mi sono arrabbiato, è che cioè io so che ci tiene i video, però così dai, non mi hai filato di striscio mai. Cioè io pensavo magari almeno fuori dai video, no, proprio zero. No, sono fedele ai video, se è 24 ore è 24 ore. E niente, quindi il video è finito, speriamo che vi sia piaciuto, se così lasciate un like e iscrivetevi al canale, se no vi lancio il mio unicorno a casa. Però alla fine è stato bello vederlo sclerare un pochino. Sono sempre troppo buona. No, scherzo, non è vero. Siamo entrambi buoni uguali. Un bacio. Mua, mua, e buenas noches a todi. A todo. A non solo spagnolo, quindi sto dicendo cose a caso. Ciao.